essere un mondo migliore. Pomeriggio, eccoci con una nuova puntata di Un Mondo Migliore. Quest'oggi cambiamo location, siamo alla scuola Lizard diretta da Gaetano Scarpiello, che è qui con noi, che ringrazio per la disponibilità. Iniziamo subito parlando dell'argomento principe di questa settimana. Appena conclusa, Foggia è stata capitale della musica grazie al Medimex. Artisti hanno invaso il capoluogo Dauno, ma soprattutto questa iniziative hanno avuto termine con i concerti di Renzo Arbore e Brian Ferry, quindi un artista di calibro internazionale. Gaetano, apro subito e ti chiedo, la Lizard ha aperto, ha spalancato le porte in occasione del Medimex con un Open Day. Andiamo a conoscere questa scuola, di cosa si occupa, di cosa si tratta e soprattutto cos'è la Lizard? Allora, la Lizard appunto è un centro di formazione didattica, nasce nel 1981 grazie alla mente di Giovanni Jutenberg, che ha pensato effettivamente di puntare alla didattica a livello moderno. Negli anni ovviamente sono nate tante sedi, tanti professionisti sono passati dalla Lizard come insegnanti e come docenti, e alcuni di loro appunto, come me, una volta diplomato, sono nate delle scuole, quindi abbiamo iniziato un'attività didattica e quindi divulgando il metodo didattico della Lizard, e prevalentemente quello. A oggi, oltre alla musica moderna, la Lizard ha aperto anche i corsi classici. Dall'anno prossimo, insieme a Gianni D'Emilio, è un bravissimo chitarrista classico di Foggia, gli verrà proprio data in mano la parte classica, quindi per far sì che i corsi diciamo preaccademici del conservatorio si possano studiare anche alla Lizard. So che da poco hai anche dato il via ad un corso particolare con un cantautore del territorio, Stefano Cece, che tra l'altro salutiamo. Sì. Ci tengo appunto a chiederti di cosa si tratta questo corso, e quindi un corso importante, anche perché ne parlavo anche io in un articolo che ha fatto molto parlare soprattutto gli organizzatori del Medimex. Cioè i ragazzi foggiani, i giovani artisti foggiani che fanno musica, sono poco informati. Dobbiamo dire la verità, quando si parla di musica, quando facciamo questo lavoro, Medimex e Puglia Sound, quindi questo bando vinto tra l'altro da Stefano, sono stati scoperti poco fa. In realtà sono dei bandi che da qualche anno popolano la regione, però il primo foggiano a scoprire questa iniziativa è stato proprio Stefano. Tutti gli altri invece l'hanno scoperto qualche mese fa in un'occasione di una conferenza stampa. Esatto. C'ero anch'io a quella conferenza. Cosa fa Stefano in questo corso, quindi di cosa si tratta? Allora, Stefano praticamente si occupa di uno degli stage extra programma didattici Lizard, che ovviamente nella mia scuola teniamo, e principalmente Stefano si occupa di quello che sa fare bene, cioè di scrivere canzoni, e quindi songwriter. Lo stage è quello di smart songwriter, per chi vuole effettivamente finalizzare e migliorare le tecniche di scrittura testi. E oltre alla preproduzione, quindi anche di saper lavorare con i programmi musicali per poi finalizzare il progetto di scrittura di una canzone e essere in grado comunque anche di conoscere almeno la parte di preproduzione. Quindi Stefano si occupa di questi due stage, e li abbiamo anche conclusi poco tempo fa, e ci sarà ovviamente una nuova riapertura a breve, dopo il Medimex, dove lui ora è anche molto impegnato. Insomma. Che aprirà il concerto di Renzo Arbore. Hai capito, quindi insomma è anche una bella cosa, una bella esperienza per lui, assolutamente. La collaborazione di Stefano con la Lizard è per questi due stage. Sì. Partiranno a breve i laboratori di musica d'insieme, quindi ti vorrei chiedere in che modo saranno affrontati e quali saranno gli aprivia. So che sei sempre pieno di idee che potranno contribuire alla formazione di nuovi talenti. Sì. Guarda, allora, il laboratorio di musica d'insieme, se appunto decido di farlo partire, e infatti è partito, non voglio che sia effettivamente un po'
nella modalità arcaica, cioè i laboratori di musica insieme servono perché gli allievi di una scuola possono suonare insieme, aggregarsi quindi fra loro e suonare dal vivo quello che normalmente nelle singole lezioni fanno con le basi, con il proprio docente e quant'altro. Quindi imparano un repertorio, si confrontano con dei generi musicali. Ma molto spesso finisce nella lezione del laboratorio di musica insieme o al limite con un saggio di fine anno. Bello, ma non rispecchia, ti dico la verità, la mia visione. Mi piacerebbe più far sì che queste band o questi duo o questi trio che si formano nei laboratori di musica insieme abbiano durante il loro percorso didattico dell'anno anche la possibilità, magari una volta al mese, di esibirsi proprio su un palco. Quindi magari andare in un club, in un locale, tutti insieme e fare una serata, diciamo Lizard, ok, di scuola, dove tutti questi gruppi si possono esibire e quindi confrontarsi anche con un pubblico. Secondo te il territorio è pronto ed è disponibile ad aprirsi ad idee come queste? Secondo me sì, cioè bisogna un po' smetterla, credimi, di pensare, cioè già se, per, ecco, partire già con una domanda del genere, che in questo caso capito, se io mi dovessi porre questa domanda come se fosse un problema, non partirei, non lo farei, no? Quindi diciamo che se non fosse pronto è l'ora che lo diventasse, che lo diventi. È il momento giusto per iniziare. Assolutamente, quindi anche perché in un modo o in un altro io vedo che i ragazzi anche hanno voglia di suonare, comunque hanno voglia di esprimersi, di esibirsi, e quindi perché non fare in modo che ci sia la possibilità? Ad alcuni di questi c'è anche la possibilità, la Lizard già lo fa da anni, comunque sia nel senso almeno della didattica, a molti diplomati permette appunto, vedi, poi di aprire una scuola o comunque di entrare come docente in una scuola. È recente la partenza di un nuovo allievo, per esempio per la Cina, visto che da 2 anni c'è un contratto aperto con la Cina dove verranno aperte 200 scuole e alcuni diplomati stanno iniziando a fare un'esperienza di lavoro in Cina come insegnanti. Quindi il lavoro incomincia a esserci, anche per la musica ci sono le possibilità, e non solo proprio solo come musicisti, ma in tante diramazioni. Quindi se una scuola è ben aperta a queste diramazioni, secondo me, ecco, riesce a far sì che poi alcuni allievi, ovviamente talentuosi o comunque preparati, possono effettivamente collocarsi in una esperienza lavorativa, almeno questo. Perfetto, allora io ringrazio Gaetano Scarpiello, direttore della Lizard di Foggia, per la possibilità concessa. Saluto tutti i tuoi ragazzi, salutiamo anche Stefano Ceci, uno dei docenti di questa scuola, e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.